città dell'armonia. Le associazioni che sono state coinvolte, che hanno lavorato, dato che tocca a me dire le ultime parole prima poi della visita alla mostra, sono state delle associazioni che si sono, tramite i loro componenti, impegnate continuamente. Si è creato un gruppo di lavoro, ma anche un gruppo di amici che con buona volontà, silenziosamente e con una continuità notevole ha portato a termine questo progetto. È interessante che oggi la cultura si apre, diciamo, e partendo dalla base dei documenti sostiene un nuovo modo di proporre la città. Per noi è una cosa molto importante, perché reputiamo che il futuro della città sia legato a questo, cioè a farci conoscere non solo per le cose che naturalmente abbiamo, ma anche appunto per la storia e per i contenuti e per questi personaggi che insomma hanno in certo qual modo fatto vivere la città nel passato e continuano a farla vivere anche oggi. Un grazie a tutti a questo punto.